Ciao a tutti, oggi come da titolo vedremo come suonare Ridere di te, brano bellissimo storico di Vasco Rossi, firmato Maurizio Solieri per quanto riguarda la musica. Infatti grande merito va al chitarrista storico di Vasco Rossi che ha composto questa bellissima musica e poi successivamente Vasco, come spesso è accaduto nel loro sodalizio, ha scritto il testo. Quindi è una canzone che merita tantissimo, che va vista bene nel dettaglio per le sue parti di chitarra molto interessanti, che è l'intro. Poi abbiamo l'arpeggio della strofa, ritornello e due assoli. Ovviamente un brano che se lo vogliamo suonare come l'originale dobbiamo metterci qualche effettistica come riverbero, chorus e non guasterebbe anche un pochino di delay. Insomma, sono effetti che Solieri usa spesso nei suoi arpeggi. Ho trascritto completamente la tab, quindi insomma vedremo bene appunto nel dettaglio come suonarla. E per finire suonerò anche l'assolo di sax, ovviamente con la chitarra, quindi l'ho riarrangiato in chiave chitarristica. Bene, ora iniziamo a Ridere di te. Allora, per l'intro mi raccomando, va suonata con un suono secco, diciamo, quindi tra una nota e l'altra ci deve essere, diciamo, una piccolissima pausa, una sorta, diciamo, di staccato. Così. Pizzicando le corde. Allora, vediamo gli accordi base della strofa prima di passare alla parte con la tab. Quindi troviamo un Si minore, La maggiore, un Sol maggiore settima con l'aggiunta di questa nota, quindi premere con il mignolo sul terzo tasto, seconda corda. Re con Fa diesis al basso, Mi minore, ancora Re con Fa diesis al basso. Consiglio questa diteggiatura perché comunque facilita poi il passaggio per tornare ancora sul Sol maggiore settima. Quindi poi La settima, La. Riparte il giro e sul finale la strofa si conclude con un Re settima, quindi Fa. E poi arrivare al ritornello. Ora rivediamo tutto meglio con la tab in modo da vedere tutti i passaggi. Thank you.
Fine del tutorial, ma rimanete, adesso c'è l'assolo e prima di salutarvi vi invito a iscrivervi al mio canale e vi ricordo anche che la tab che avete appena visto, come tutte le altre tab, le trovate sul mio blog, il link rimane sempre sotto la descrizione di ogni video, quindi qui sotto trovate anche in questo caso la tab dell'assolo che sto per suonare. Alla prossima, ciao!